Sono molto amareggiato, unitamente a tutti i messinesi, perché questo famoso decreto firmato dall'assessore Falcone, dove stanziava 1,5 milioni di euro che devono essere trasferiti al CAS e devono essere rimborsati i pendolari, naturalmente con relativa domandina, sembra. Ci sono usciti diversi articoli che è saltato tutto e che verranno semplicemente rimborsati le attività commerciali. E onestamente questa è una situazione molto grave e io sto organizzando per andare a Palermo perché desidero un incontro urgente con il Presidente della Regione Siciliana, il Senatore Renato Schifani, perché dobbiamo ragionare su questo punto. Questo benedetto balzello che paghiamo da 51 anni adesso deve essere completamente eliminato. Qui non si può giocare più con la pelle dei cittadini. Purtroppo è una situazione molto grave e ancora una volta i cittadini vengono presi per i fondelli. Io la politica non la vedo così, che la politica deve essere a disposizione dei cittadini. E non i cittadini a disposizione della politica. Abbiamo un territorio bellissimo e vastissimo, completamente in ginocchio. Le nostre bellezze paesaggistiche e naturalistiche sono state accantonate. La Riviera Nord è il più bello territorio del comune di Messina e forse è superiore a Taormina e forse anche alle Isole Eolie. Ma purtroppo questi politici ci stanno trattando, veramente ci stanno umiliando. Tra l'altro, loro hanno pensato bene ad aumentarsi lo stipendio. Per fortuna alcuni deputati non hanno accettato questo aumento, però invece di aumentarsi lo stipendio potevano spendere una parola per eliminare questo balzello di 1,20 euro per compiere una trazzera, completamente una trazzera. Questa non è una tangenziale, questa è una tangente che paghiamo da 51 anni.